i rapporti familiari e l'humanitas in Terenzio. Ecco, anzitutto sono molto importanti i rapporti fra figli e padri, direi soprattutto nelle commedie di Terenzio, dal momento che lui approfondisce discorsi, sì, non solo di psicologia, ecco, ma proprio attraverso i dialoghi approfondisce quelli che sono i rapporti fra le persone. È chiaro che un argomento come quello del contrasto generazionale, no? Tra i figli e i padri è molto vivo, molto presente, anche perché lui vuole far vedere, vuole farci capire questa fase di passaggio essenziale che è il secondo secolo d.C. a Roma, che rappresenta appunto un passaggio da una mentalità tradizionale, quella del pater familias, quella del mos maiorum, quella incarnata da Catone, il censore, ad una mentalità nuova che lui abbraccia totalmente, che è quella della humanitas, che noi oggi approfondiremo. Ecco quindi che il contrasto generazionale è uno dei temi più ricorrenti del teatro comico, soprattutto poi dopo all'interno di una famiglia. Questo è evidente soprattutto nella commedia dell'Ecira, quindi della suocera, che è, come abbiamo visto, una delle più importanti, ma anche una delle meno felici nella rappresentazione. Abbiamo visto solamente la terza volta, Terenzio riesce a metterla in scena integralmente. Qui abbiamo un dialogo fra Sostrata, quindi la madre, che è poi la suocera, no? Praticamente, e il figlio Panfilo. Qui diciamo che fa capire chiaramente che lei è disposta a rinunciare a qualcosa, così come abbiamo visto la volta scorsa, la cortigiana è disposta a rinunciare ai soldi che gli vengono, scusate, che le vengono dall'amore dello stesso Panfilo, del resto. Così anche la suocera è disposta a rinunciare a qualcosa, perché questa volta, insomma, si mettono in secondo piano gli interessi personali, no? E adesso quindi leggiamo appunto cosa dice Sostrata, che non è più la solita vecchia madre, in questo caso anche madre, no? Perché qui il dialogo è proprio col figlio Panfilo, no? Non rappresenta lo stereotipo, insomma, della anziana madre e suocera, appunto, che avevano in mente i latini e che magari si aspettavano quando andavano a vedere una commedia, no? Ma è molto più complessa, insomma, anche la sua intimità, la sua psiche, insomma. Allora, cosa dice Sostrata? Figlio mio, anche se fai ogni sforzo per tenermi nascosto il tuo pensiero, io so benissimo che tu mi sospetti di essere stata io, con le mie maniere, la causa per cui tua moglie se n'è andata di casa. Ecco, praticamente l'abbiamo visto anche la volta scorsa, se n'è andata di casa perché c'è una diceria, cioè che lei, questa donna, aspetti un bambino da un altro uomo. Ecco. Poi alla fine si scoprirà, e lo farà capire, vi ricordate proprio Bacchide con quell'anello lì, si scoprirà che in effetti è stato lo stesso Panfilo ad avere un rapporto con Filumena, mi sembra che sia, ad averlo senza che lei lo sapesse, perché lui era ubriaco, perché l'aveva violentata, eccetera, eccetera. Bene. Dice, non sono stata comunque io la colpa insomma, di questo abbandono da parte di Filumena, ma così possano gli dèi proteggermi e farmi ottenere da te quello che desidero, come è vero che in tutta coscienza, cioè quasi giura sugli dèi, che in tutta coscienza io non ho mai meritato di essere presa in odio da lei. Ecco, addirittura una suocera che dice, non c'è nessun motivo per cui lei, che poi sarà la sua prossima nuora, no, possa lamentarsi di me, possa odiare. Quanto a te, poco fa mi hai dato conferma di quello che pensava, cioè del tuo affetto verso di me. Tuo padre, infatti, mi ha raccontato un momento fa in casa nostra come tu abbia anteposto me al tuo stesso amore. Ora io sono ben decisa a dimostrarti la mia gratitudine, in modo che tu sappia che da parte mia c'è un contraccambio alla tua devozione.
Ecco, quindi vedete la tenerezza, l'amore che esprime Sostrata nei confronti di suo figlio, no? Panfilo mio, ecco che cosa credo sia conveniente alla mia reputazione e alla vostra. Ho fermamente deciso di andarmene a stare in campagna con tuo padre, perché la mia presenza non vi sia di ostacolo e non rimanga assolutamente nessun motivo per cui la tua Filumena non ritorni a te. Ecco la stranezza, la particolarità, insomma, di Sostrata. Dice infatti il Perelli, che ha scritto anche una famosa storia della letteratura, in un brano intitolato Il teatro rivoluzionario di Terenzio, sottolinea questo aspetto, riflettendo sul carattere di Sostrata. Ecco, lei, Sostrata, è disposta ad andarsene via in campagna con suo marito, quindi col padre. A lasciare quindi campo aperto, libero, non vuole essere di ostacolo in alcun modo all'amore fra suo figlio e la nuora, non mette i bastoni fra le ruote di questo amore, anzi, si fa anche da parte, no? Cosa dice Perelli? Perelli dice, mi pare che si chiami Luciano Perelli, personaggio patetico in sommo grado e Sostrata, patetico nel senso positivo del termine. Cioè, nel senso etimologico del termine, cioè di pathos, cioè che prova sentimenti nei confronti di suo figlio e anche della nuora, prova amore nei confronti della nuora. In lei la pateticità non nasce da un contrasto intimo, ma dalla sua condizione di vittima passiva e dalla sua capacità di sacrificio. Ecco, mi tolgo da parte, me ne vado in campagna, via. I suoi discorsi sono brevi, battute di stupore e di sorpresa di fronte alle accuse. Abbondano le invocazioni agli dèi, abbiamo visto anche invoca agli dèi dicendo, cioè praticamente che giurando, giura sugli dèi che non vuole, che non odia la nuora e tantomeno il figlio. Ecco. Abbondano le invocazioni agli dèi che non sono come per gli altri personaggi semplici intercalari, ma esprimono lo stato d'animo della donna che, non trovando comprensione tra gli uomini, ricorre agli dèi per rendere credibili le sue affermazioni. Abbondano le interrogative che esprimono incertezza, ansia, stupore, le esclamazioni che esprimono infelicità, i vocativi che esprimono il suo affetto per i familiari. Il patetico, nel caso di Sostrata, viene ottenuto con grande semplicità di mezzi stilistici, come si addice alla sua umile figura. Soltanto quando manifesta la sua intenzione di ritirarsi in campagna sono i versi che abbiamo appena letto. Sono i versi 577. 606 della diversi che stiamo leggendo adesso, meglio, non abbiamo ancora finito di leggere, della commedia. Ogni commedia di Terenzio, così come quella di Plauto, ha un 700, 800, 900, 1000 versi circa, no? Cioè, l'unica volta in cui prende l'iniziativa, il suo discorso assume una forma più organizzata sintatticamente e logicamente, ma rimane pur sempre asciutto e spezzato. E il patetico in questo caso viene ottenuto proprio con questa forma stilisticamente dimessa. Ecco, quindi abbiamo letto anche un brano critico, no? Di riflessione su questo pezzo, insomma, di questo dialogo fra Sostrata e Panfilo. Ecco. Dice, sono disposta anche a togliermi di mezzo. Allora Panfilo risponde, per carità, che decisione è questa? Tu dovresti esiliarti dalla città in campagna per darla vinta alla sua stoltezza? Non lo farai, né io permetterò a chi ci vuol male di poter dire che questo è avvenuto per colpa della mia cocciutaggine, non per merito del tuo senso di discrezione. E poi io non voglio che per causa mia tu lasci le tue amiche, le tue parenti, le tue giornate di festa. E Sostrata risponde, oh, per Polluce, di codeste cose ormai io non posso più, non provo più gran piacere. Ne ho goduto abbastanza quando la mia età lo comportava. Ormai di codesti gusti mi ha preso una certa sazietà. Adesso la mia preoccupazione maggiore è che il prolungarsi della mia vita non sia di impiccio ad alcuno. Ecco, vedete, addirittura è abbastanza risaputo che, insomma, gli antichi, no? Prendevano
Perché preferivano vivere in città? Perché in città c'era tutta una serie di possibilità, anche di svaghi, di occasioni che assolutamente in campagna non c'erano, no? E quindi Panfilo glielo ricorda a Sostrata, quindi non avrai la possibilità di conversare, di stare con le tue amiche, di far festa, eccetera. E lei dice addirittura che la cosa che a lei più interessa è proprio quella di non essere più d'impiccio ad alcuno, che nessuno aspetti con impazienza la mia morte. Qui vedete proprio lo scavo psicologico, insomma, no? È proprio preoccupata solo ed esclusivamente della felicità del figlio o della nuora. Non è una donna bisbetica, arcigna, come generalmente venivano dipinte le suocere o le madri anche anziane. Qui mi vedo mal sopportata, pur senza averlo meritato. E ora che io me ne vada, penso che così troncherò nel migliore dei modi e per tutti ogni pretesto di litigio. Mi libererò da questo sospetto e avrò assecondato la volontà di quelli. Lasciati, prego, che io sfugga a quel che comunemente si dice delle donne. Ah, come sarei. No, scusate, a quel che si dice delle donne. E qui. Termina l'intervento di Sostrata e riprende la parola Panfilo. Ah, come sarei fortunato in tutto il resto avendo una madre e una moglie come queste, se non ci fosse quell'unica cosa, è il sospetto che la moglie Filumena abbia partorito un bambino avuto prima del matrimonio, con un altro uomo, violentata da un altro uomo. Ma come abbiamo già spiegato, in realtà quest'uomo era lo stesso Panfilo che sotto l'effetto del vino, ebbro, ubriaco, insomma, aveva violentato Filumena. Questo lo si scoprirà fra poco, diciamo, no? Quindi abbiamo detto, siamo arrivati ormai intorno al verso 600 della commedia e poi si arriva alla soluzione della commedia. La volta scorsa abbiamo letto, vi ricordate, i versi 816-840 della commedia, quindi ormai verso la fine, quando Bacchide, la cortigiana, è contenta, no, di aver favorito la agnizione, cioè il riconoscimento, no? Cioè, riconoscimento che effettivamente era stato. Panfilo non si deve preoccupare di quell'unica cosa, perché era stato proprio lui comunque a violentare senza saperlo Filumena quando era ubriaco. Ti prego, Panfilo, dice Sostrata, ti prego, Panfilo mio. Non puoi proprio adattarti al pensiero di tollerare una molestia per quella che è? Se tutto il resto è come vuoi tu, e lei è quale io ritengo che sia, figlio mio, concedimi questa grazia, riprendila con te. Ecco, Panfilo non può comunque riprendere Filumena fino a quando non si scioglierà l'enigma, insomma. Quindi adesso è tutto risentito, quindi i due giovani sono divisi fra di loro. Sostrata stessa che invita Panfilo a riprendere la donna con sé prima ancora che ci sia lo scioglimento. E Panfilo, ah, come sono disgraziato! E io allora, perché questa faccenda mi addolora non meno di te, figlio mio, che abbiamo proprio la condivisione dei sentimenti, figlio mio, ecco, abbiamo sottolineato te, figlio mio, mi addolora, eccetera. Abbiamo sottolineato come in questo brano ci sia un accumulo di pronomi e possessivi di prima e di seconda persona, solo in questa ultima, ultimo verso, insomma, ne abbiamo parecchi, no? Mi addolora non meno di te, figlio mio. Questo accumulo è proprio la dimostrazione della commozione, del pathos, della condivisione, insomma, profonda e della profonda intimità, rapporto intimo fra i due, quindi fra la madre e il figlio, emblema di un nuovo modo di concepire i rapporti fra i genitori e i figli, no? E quindi questo è il brano che abbiamo letto per dimostrare questa cosa. Adesso invece approfondiamo il discorso sull'Humanitas di Terenzio. Allora, dicevamo che per i romani tradizionalmente doveva esserci un distacco, ecco. Cioè, l'atteggiamento tradizionale romano, ad esempio dei genitori nei confronti dei figli,
abbiamo visto, oppure dei padroni nei confronti dei servi, è quello della gravitas, cioè appunto un certo distacco, no? Come si dice, no? Quando non so, c'è un rapporto asimmetrico. Anche fra docenti e studenti c'è un rapporto asimmetrico, giusto? Ecco, quindi provate a immaginare, provate a riflettere, ad esempio, facendo un paragone, no? Su quello che avviene quando si crea un rapporto invece più umano, meno distaccato fra docenti e studenti. È più o meno la stessa cosa che predicavano allora nei circoli filoellenici, in particolar modo nel cosiddetto circolo degli Scipioni, che si va formando in questo periodo. Siamo intorno al 100, abbiamo visto che lui scrive le commedie dal 166, 160, poi muore, insomma. È un po' l'inizio, no, della formazione di questo circolo degli Scipioni, che poi avrà uno sviluppo maggiore quando appunto Scipione e Lelio, che sono giovanissimi in questi anni, poi dopo si affermeranno sulla scena romana, no? E Scipione farà le sue conquiste militari, ritornerà generale generale vittorioso, trionfando, riuscirà a ancora di più a circondarsi di una serie di amici, no? E che contrasteranno quella che è il modo tradizionale di pensare dei romani. E allora attacca la tradizione, appunto, di Catone Censore e degli altri, attraverso un'apertura al cosmopolitismo. Cioè, siamo tutti cittadini di un mondo, ecco, quindi la gravitas romana prevedeva, ecco, chi era cittadino romano si sentiva superiore, e c'era una forte distinzione, anche un disprezzo, no, per le popolazioni assoggettate o comunque per gli altri popoli, no? Perché loro erano portavoce, erano eredi di una tradizione rigorosa, vigorosa, eccetera. E quindi, mentre gli altri erano molli, effeminati, in particolar modo greci, orientali, eccetera. Invece, il cosmopolitismo è un modo di pensare per cui siamo tutti quanti insieme, uniti, siamo appunto cittadini del mondo, no? Infatti, cosmopolita vuol dire proprio esattamente questo, letteralmente. Siamo cittadini del mondo, no? E poi ancora, l'attenzione al prossimo e alle sue sofferenze. Un atteggiamento filantropico e umano, questo è quello che emerge in questa fase e di cui Terenzio si fa portavoce anche lui nelle commedie. E quindi nelle commedie rappresenta questo atteggiamento che viene sintetizzato con una parola, la parola humanitas. Quindi attenzione agli altri, attenzione all'uomo, atteggiamento di compartecipazione, no? Di filantropia, anche questo è un termine insomma, di derivazione greca, no? Essere amico dell'uomo, amico dell'altro uomo, no? Solidale. Ancora, che cosa dice ad esempio Aulo Gellio nelle sue Noctes Attice, un testo che viene composto parecchi secoli dopo, dopo Cristo? Dice, precisa che il termine humanitas nella cultura romana ha due fondamentali accezioni, le stesse che riecheggiano nei testi terenziani proposti: filantropia, cioè generica benevolenza nei confronti degli uomini, e paideia, concetto più ampio che ingloba l'educazione e l'esercizio delle arti liberali. Bisogna trasmettere questo atteggiamento umano di humanitas. Ecco, bisogna insegnarlo questo atteggiamento. E quindi farlo apprendere agli altri, e gli altri devono impararlo, no? Deve essere qualcosa di virale, insomma, che si diffonde e deve diffondersi sempre di più, deve contrastare quell'atteggiamento invece così fiero e distaccato che era caratteristico insomma, dei romani in precedenza. Questa cosa deve avvenire anche tra padroni e servi. Oppure liberti. Ecco, ovviamente noi abbiamo visto parecchi servi nelle commedie di Plauto. Vi ricordate? C'era il Servus Currens, il Servus Callidus, l'imperatore, eccetera. Il Servus Poeta.
Bene, ora però era sempre una macchietta, era sempre una specie di maschera, chiamiamola così, no? Ora invece in questa commedia, L'Andria di Terenzio, abbiamo sulla scena tra l'altro un liberto e per la prima volta sulla scena non uno schiavo ma un liberto. Anche questa è una cosa molto importante. Dopo leggeremo un brano di Italo Lana, un altro studioso, su questo aspetto. Ma adesso iniziamo a leggere proprio il testo tratto da questa commedia. Simone è sosia, Simone è il padrone, mentre sosia è il liberto, lo schiavo liberato. Siamo all'inizio della commedia, la prima scena che ha solo la funzione di informare il pubblico sull'antefatto. Ma la cosa importante in questo primo brano, per cui leggiamo questo brano, è il clima di umanità, quindi il rapporto, dicevamo, piuttosto di grande confidenza, amorevolezza che c'è fra il padrone Simone e il suo servo, Sosia, che in realtà però non è più un servo perché è stato liberato, quindi è un liberto. È chiaro comunque che continua ad esserci fra il padrone e il liberto un rapporto asimmetrico, dicevamo. Perché ovviamente quella persona, il liberto deve proprio a lui la sua liberazione, quindi per riconoscenza rimane sempre profondamente legato e dipende profondamente da lui, dal suo padrone. Tuttavia, qui vediamo proprio un rapporto che in realtà sembra più un rapporto di paritetico, di confidenza, di generosità, di liberalità fra l'uno e l'altro. E infatti Simone dice, arrivando dalla parte della piazza ai servi che portano le provviste, voi portate dentro questa roba, forza, muovetevi. I servi entrano in casa di Simone. E a Sosia, tu Sosia, fermati un secondo, voglio dirti un paio di cosette. Ecco, dicevamo la confidenza che c'è fra il padrone e in questo caso il suo liberto. E Sosia, lo so già, vuoi che tutto sia preparato a dovere, no? E Simone, no, non è questo. E Sosia. No, cos'altro puoi chiedere di più alla mia arte? Cioè, alla mia capacità di organizzare le cose. Simone dice, oggi non ho bisogno della tua arte, mi servono la tua fedeltà e la tua discrezione, le doti che ti ho sempre riconosciuto. E Sosia, eccomi a tua disposizione. Simone, da quando sei entrato in casa mia, ancor piccolo, sei sempre stato trattato con giustizia e bontà, lo sai bene. Vedendo che mi servivi come un galantuomo, ti ho fatto diventare liberto da schiavo che eri. Ti ho dato il premio più grande che avevo. E Sosia, me ne ricordo. Ecco qui, quando studieremo poi in quinta, no? Ovviamente in quinta studieremo Seneca, e vedremo, riprenderemo il discorso dell'humanitas e del rapporto, diciamo, di grande attenzione che il padrone deve avere nei confronti del suo schiavo, perché è un uomo come lui, no? Quindi un rapporto di umanità, appunto. E certo, dice Sosia, certo che me ne ricordo, no? Che mi hai liberato, che ero uno schiavo e mi hai liberato. E Simone, e non me ne pento per nulla, sono contento di aver fatto quella cosa. Nel senso che ovviamente quando il padrone ha un servo, no? E decide di liberarlo, in un certo senso ci perde qualcosa, no? Perché può comandare uno schiavo a bacchetta e fargli fare tutto quello che vuole senza problemi. Mentre se invece questo è uno schiavo liberato, allora le cose potrebbero cambiare. Ma dice: non me ne pento per nulla. E Sosia dice: ascolta, Simone, io sono ben contento se ho fatto e se faccio qualcosa che ti piaccia e ti sono riconoscente per l'apprezzamento che mi hai dimostrato. Però mi dà un po' fastidio che tu me lo rinfacci. Sembra quasi che voglia rimproverarmi per la mia ingratitudine. Perciò non sarebbe meglio che mi dicessi senza tanti giri che cosa vuoi da me? Ecco, attenzione, questo dubbio, questo sospetto non deve far venire meno questa riflessione che abbiamo fatto, assolutamente no, perché anzi proprio è la dimostrazione che c'è una certa confidenza e sincerità e franchezza fra i due, fra il padrone e il liberto. Giusto, dice Simone, ma c'è un punto che voglio chiarire subito, queste non sono vere nozze come pensi tu,
Sosia, e perché questa messa in scena allora? Simone, meglio che ti racconti tutto dall'inizio, così ti spiegherò il comportamento di mio figlio e il mio progetto e capirai qual è la tua parte nella faccenda. Tu sai, Sosia, che quando ha concluso il periodo dell'efebia, ecco, sta parlando adesso di suo figlio, che deve passare il periodo dell'efebia, quindi dell'adolescenza, no? Una specie di fase di iniziazione, insomma, del giovane, del ragazzo alla vita adulta. Ovviamente, soprattutto, siccome queste sono palliate, sono commedie di argomento greco, soprattutto in ambito greco, no? Perché ovviamente non presso i romani. E ha avuto la possibilità, efebia infatti è un termine greco, e ha avuto la possibilità di vivere in modo più indipendente, prima, come si faceva a sapere il suo carattere? Era condizionato dall'età, dalla paura dei maestri, e Sosia, proprio così. E Simone, sai come fanno quasi tutti i ragazzi, no? Si scelgono un passatempo, si appassionano, allevano cavalli o cani da caccia, oppure si dedicano alla filosofia. Beh, lui si interessava un po' a tutte queste cose, ma senza entusiasmarsi per nessuna in particolare. E io ero ben contento. E Sosia, avevi ragione. Mai strafare, questa è la regola più utile nella vita, credo. Ecco. Dopo la commedia continua, nel senso che questo è solamente il brano iniziale, si può dire, della commedia dell'Andria. Poi dopo la commedia, questa è la prima commedia, no? Qui praticamente il figlio Panfilo, si chiama Panfilo anche questo figlio, non solo il figlio dell'Ecira, ma anche il figlio insomma, di Simone. Per volere del padre deve sposare Filumena, figlia di Cremete. In realtà Panfilo non amava Filumena, poi alla fine Panfilo riuscirà a sposare Glicerio e Filumena sposerà Carino. Adesso non ci interessa come va avanti la commedia, ci interessa solo dire che solo all'inizio dell'Andria di Terenzio e mai in una commedia di Plauto è presente il liberto. E dobbiamo ricordare a questo proposito che Terenzio stesso era un liberto. Terenzio, ricorderete, infatti, era un africano, insomma, era giunto a Roma come schiavo ed era stato liberato. Quindi Terenzio probabilmente si immedesima molto in Sosia, in questo personaggio dell'Andria. E allora Italo Lana riflette su questo aspetto, cioè sulla presenza di un liberto in una commedia, cosa piuttosto inusuale. Dice infatti Italo Lana, virtù precipua del liberto Sosia, riconosciutegli dal patrono, quindi da Simone, sono la fides e la taciturnitas, la lealtà nei rapporti col patrono e la discrezione. Queste sono espressioni che noi abbiamo letto in traduzione, no? Il saper mantenere il silenzio. Sapete, mantenere il silenzio. Il liberto si caratterizza come persona di fiducia, a cui il patrono può confidare e affidare pensieri e progetti delicati. Ecco il progetto del matrimonio, ecco, tra Panfilo e Filumena. Sosia è l'unico liberto che compare nel teatro terenziano, perché abbiamo solo sei commedie, perché poi dopo è morto comunque Terenzio. Sosia nell'Andria non svolge alcuna funzione, non vi compare più. Dopo la scena iniziale, Sosia non compare più per niente. Ma c'è di più, in tutto il teatro di Plauto non c'è alcun liberto. Quindi non c'è nessun liberto, Plauto abbiamo visto tantissimi servi, ma nessun liberto tra i personaggi, in nessuna delle sue commedie. Ciò conferma la singolarità e eccezionalità del personaggio, autorizza a ritenere che in Sosia Terenzio abbia inteso presentare se stesso. L'abbiamo già spiegato infatti che Terenzio stesso era un liberto, attribuendo a se stesso le qualità della fides e della taciturnitas, del servire liberaliter, quindi del servire generosamente, liberamente in un certo senso, anche quando lo schiavo è stato liberato, continua ad essere fedele al suo padrone che diventa adesso patronus, c'è una specie di piccolo cambiamento insomma nella terminologia. Il servus ha un dominus, che è un padrone assoluto, il pater familias, che ha diritto addirittura di vita e di morte sul servo.
Mentre il servo, una volta che è liberato, diventa praticamente come un cliente e quindi il suo dominus diventa patronus. Ma Sosia continua a essergli fedele. In questo ossimoro, servire liberaliter, dicevamo, servire, vivere nella condizione di schiavo, pur liberato, e pur tuttavia liberaliter, cioè con l'animo di chi è libero, sta in nuce, in embrione. La novità del modo terenziano di considerare e rappresentare i rapporti interpersonali. Oh, cioè che io decido di fare una cosa, non perché è imposta da una condizione, ma perché liberamente decido di farla. Al di là e più in profondità dei rapporti formali, legali tra le persone, rapporti determinati dal diritto, diciamo così, dei rapporti che possiamo definire dovuti. Egli si propone di figgere lo sguardo, quindi di approfondire, nell'intimo di chi agisce, per cui vediamo da lui rappresentato e analizzato l'uomo, non tanto in ciò che fa, ma per quello che è. Ciò che importa è come l'uomo fa le cose che fa, con quali intenzioni le fa. D'un solo balzo sono superati il formalismo, la considerazione giuridica, l'esteriorità dei ruoli, la vieta definizione della commedia come specchio e imitazione della vita, cioè vieta vuol dire trita e ritrita, definizione della commedia come specchio della vita, ma qui la vita si vede davvero proprio nelle intenzioni anche delle persone, si scava nella psiche, dicevamo, nel pensiero di questi personaggi, ad un ordine sociale fondato sulla legge, sul rispetto dei vincoli delle convenzioni. Che è l'ordine tradizionale romano, che è stato, Roma è stata comunque la patria del diritto, sicuramente, viene sostituendosi l'attenzione all'intimo dei cuori, ai moti segreti delle persone, alla vita che si vede, che si può dunque riflettere in uno specchio, quindi però un po' esteriormente parlando, quella che vediamo per esempio la vita pulsante nelle commedie di Plauto, che si può imitare e riprodurre nella vita e sulle scene, subentra un'avventura sotterranea. Quindi, al contrario, nelle commedie di Terenzio vediamo non solo ciò che esteriormente si può vedere, le azioni ad esempio, ma anche le intenzioni che si svolge nell'intimo, è la segreta trama dei rapporti di ciascuno con se stesso, che condiziona la trama dei rapporti di ciascuno con gli altri. Cioè, qual è l'intenzione della mia azione, cioè cosa penso io? Qual è il mio cuore? Dove sta il mio cuore? Ecco, noi vediamo nelle commedie di Terenzio dove sta il cuore delle persone, cioè dove sta il loro sentimento profondo, l'abbiamo visto con la suocera, con la cortigiana, adesso lo vediamo con Liberto. E specialmente dei padri con i figli e dei figli con i padri, e questo lo vediamo soprattutto negli Adelfoe, dove si contrappongono i due padri, no? Il padre tradizionale e il padre moderno. E poi Autum Timorumenos, che è l'ultima commedia di cui qua c'è un brano, però in latino, quindi che noi non leggiamo, che pure è il brano più famoso di Terenzio, perché è quello in cui, insomma, il vicino di casa dice, Cremete, insomma, dice a Menedemo: guarda che io sono un uomo e quindi ritengo che non mi sia estraneo tutto ciò che è umano. E quindi se tu soffri, io sono vicino a te nella sofferenza. E così cambieranno le cose, possono cambiare le cose. E così il padre rigido, no? Nei confronti del figlio può diventare un pochettino meno rigido. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.